Masso, fuori tempo che fa pena. Criccio, piove, trona, un tempo schifoso. Comunque, io ci ho parlato per 1 minuto e 10 secondi, pam pam cianci, e iniziamo con il video. Vai! Allora, mio marito ha finito questi pannini 8 toca per 6, questi qua, ma sono, dovrebbero essere pannini per 8 toc, ma sono dolcissimi questi qua. Infatti citissimo mio marito, di questa marca mi piace, ma disse mio marito di non prenderli più perché sono troppo troppo dolci. Passiamo a, sì, ecco. Ho finito queste qua, queste gallette di riso, sul natur, gallette di riso e cioccolato fondente. Li presi a Eurospin per 1 euro, 1 euro. Stavano 6 gallette di riso e sono buonissime, troppo buone. Uno, aspettate, voglio vedere che ne dovete tenere, un altro di quella. Infatti, eccola qua, sono le stesse, vedete? Solo questa cioccolato fondente e il latte gusto Yakult con arancia, sono uguale, precise, non cambia niente, e infatti ci sta il simbolo di Eurospin. È la stessissima cosa dall'altra parte. Stanno pure al latte, solo non ho la confezione per farvela vedere, perché quando l'abbiamo aperta si è rotta e l'ho buttata. Però ho queste due qui, ma per me, a mio gusto personale, queste due mi piacciono di più, al latte meno. Poi, sempre mio marito ha finito questo tonno, tonno e fagioli già pronti, antenna di questa marca qui, che è sempre di Eurospin. Si è rotta l'unghia, domani me la devo fare, domani mattina. Sempre di Aerospin, sono 2 per 160 grammi, e questa è buona perché molte volte io a mio marito ho questa, oppure tonno e piselli, ci condisco la pasta, oppure qualche sera che non ho idea di cosa cucinarlo. Come a lui non ci piace pece, mo siamo nel periodo della Quaresima. Benissimamente, venite sera una scatoletta di questo in panino e via. E sono tranquilla. Poi, ora credo che possiamo passare. No, un'altra cosa può passare. E poi passiamo ai miei amati prodotti. Comprammo questa confezione di passata classica di pomodoro. Sono 7 bottiglie da 350 grammi. Infatti, si deve vedere. Eccolo qua. E sono comodo perché io, con una bottiglia di questa faccio il succo la domenica per me
per mio marito con una bottiglia di questo qua. Non è quella lacrante, diciamo che è una media. 350 grammi, vado bene a fare il succo la domenica, oppure per caso voglio fare pasta e succo in settimana, oppure un ragù che ho per esempio un po' di carne, due carote, e voglio fare un ragù soltanto esclusivamente per mio marito. Scusate, ho un po' di tosse. E queste qua vanno stra bene, perché è piccola, non si spreca prodotto, che molte volte facevo la bottiglia grande di succo, ma rimaneva sempre. E stanto che comunque era la bottiglia da 700 ml, comunque rimaneva il succo, lo dovevo mettere in frigo oppure il giorno dopo, 2 giorni dopo, faccio la pasta per consumarla. Mette così una bottiglia di questo, va bene sia per me che per lui. Poi, ora passiamo ai miei amatissimi prodotti finiti. Allora, questa è pure un po' tutta, però ho finito questo pacchetto di crackers integrali, 500 grammi, e sempre di Aerospin, e come truona sono temperanze, mi sembra di sempre gennaio con questo tempo maledetto. E 500 grammi, e sono 14 pratiche confezioni. Sono integrali. Sono pratici, non sono salati. Non lo so se sono fatti con olio di palma oppure no, ma comunque non lo so, ma mi piacciono tantissimo. Un'altra cosa che ho finito sono queste vette biscottate, dei tremolini, e la stessa cosa sono i crackers tremolini. Questo qua è senza olio di palma. Vi devo dire una cosa, quante le ho comprate? Non l'avevo letto qua senza olio di palma, l'ho letto adesso. Che capa! Che capa che tengo, ragazze! Ho proprio una capa di cavolo! Non l'ho letto! L'ho letto adesso! Che senza olio di palma, e sono 320 grammi, e sempre di Aerospin. Sono ai cereali, e vi devo dire la verità, mi piacciono. L'unica pecca che le devo mettere in una bustina per prodotti, le bustine che usiamo per metterci le cose per congelarle, i sacchetti per il congelatore, devo prendere uno e le devo mettere una volta aperta la confezione, perché la confezione è fatta di 10 vette biscottate e io me ne devo mangiare due. Per non farle fare brutte, le devo mettere per forza in questo sacchetto per il congelatore. Speriamo che ce la faccio, perché ho parlato già per quasi 11 minuti.
un altro prodotto, sempre della Semolini e sempre di Eurospin, sono questi crostini teclali, alto contenuto di fibre, sono 250 grammi. Non so se vedete, sì. E sono buonissimi per qualsiasi cosa. Da mangiare da solo, da mangiare insieme a quello che voi cucinate. E non sono, sono, mi piacciono veramente tanto. Un altro prodotto finito sono questi biscotti. Biscotti digestivi, sono 400 grammi di biscotto e sono della Don Cianto, un'altra marca di Eurospin. Questi qua sono forte di fibre e mi sembra che, non voglio sbagliare, ci dovrebbe essere anche l'avena. No, non c'è l'avena, no. Ma sono ottimissimi, mi piacciono veramente tanto. Un altro prodotto che ho finito è questa bevanda, bevanda di soia al gusto vaniglia. La bottiglia è di un litro e serve di Eurospin. Non è dolce, non c'è bisogno, né quanto ve la bevete, neanche di succhiarla, perché non è dolce, è ottima. Poi ho finito questa confezione di ragù, sempre delizie tessore, 2 per 180 grammi. Molte volte questa qua la domenica, quando non ho voglia di fare granché, oppure durante la settimana, prendo uno di questo e faccio subito, immediatamente. Ed è stra buono. Un'altra cosa che ho finito, sempre di Eurospin, è lo stesso, è Yaku, scusatemi. Scusate se gli ultimi prodotti vado velocemente, ma su qualche prodotto ho speso qualche parola in più. Comunque, questo qua, Onutiana, filetto di salmone, olio di oliva, 19%, 150 grammi, icotriaciti grassi, omega 3. È buono, non è salato, è ottimo. L'unica pecca, troppo olio ci mettono, ma è ottimo. E poi zucchero di canna, questo qua sempre della Don Cianto, sempre di Eurospin. L'ultimissimissimissimo prodotto della Mulino Bianco, Papioche, ideale da spalmare. Questo qua è senza olio di palma, ci sta scritto, ed è buono. Questo qua l'unica pecca, Eurospin non ce l'ha, o almeno io non l'ho visto, e lo compro di questa marca. Il video finisce qui, un bacione e al prossimo video. Ciao!